Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un prodotto davvero incredibile, un po' che lo sto testando e mi ha entusiasmato davvero tanto. È un prodotto della Meco e Le Verde, questo marchio low cost di cui io ho già portato sul canale una telecamera motorizzata da esterno, davvero incredibile per il suo prezzo. E qua ragazzi ci troviamo di fronte a un altro prodotto incredibile appunto per il prezzo d'acquisto, perché costa poco meno di 60 euro, è disponibile su Amazon, quindi link in descrizione se volete dargli un'occhiata, perché a questo prezzo ragazzi è un prodotto che diventa davvero indispensabile in ogni abitazione. E cos'è questo prodotto di cui vi sto parlando? È l'Air Duster, un dispositivo che è in grado di generare aria, quindi crea aria compressa, quindi è una sorta di compressore, bomboletta d'aria compressa, cioè è una cosa indefinita ma che però crea aria. E quindi quest'aria compressa generata da questo dispositivo, che arriva fino a 33.000 giri alla velocità massima o 22.000 giri nella velocità intermedia, ragazzi è davvero aria forte, quindi il suo campo di utilizzo diventa davvero ampio. Ovviamente funziona con la corrente di casa, ha un assorbimento che arriva fino a 500 watt nella sua potenza massima, ma l'aria generata è davvero forte, quindi lo si può utilizzare in tantissimi ambiti. Poi vi farò vedere dove l'ho utilizzato io. Ovviamente sono solo alcuni esempi, ma lo si può utilizzare davvero dappertutto. Poi è poco ingombrante, ci sono tanti beccucci che possiamo andare a sostituire in base all'utilizzo che dobbiamo fare, e secondo me è un dispositivo ragazzi che non può mancare in nessuna casa, è davvero fantastico. Allora, nella confezione troviamo subito, vabbè, lui, l'Air Duster, che adesso mettiamo qua un attimo da parte. Poi troviamo ragazzi tutta una serie di beccucci, guardate quanti beccucci abbiamo disponibili, ce n'è davvero di tutti i tipi, eh? Quindi ragazzi, nella confezione troviamo tutti questi beccucci, adattatori, ce n'è davvero di ogni tipo per ogni utilizzo, compreso anche quelli per gonfiare le piscine, i salvagenti, i gommoni, c'è davvero di tutto, ovviamente oltre a tutti quelli per fare pulizie, soffiare via polvere, c'è davvero di tutto. Quindi li spostiamo un attimo e andiamo a vedere lui, l'Air Duster. È un prodotto davvero semplice, ben fatto, le plastiche non sono male presso un prodotto low cost, devo dire davvero buone per il prezzo che ha questo prodotto. È in grado di generare una velocità d'aria fino a 318 metri al secondo, quindi una forza davvero incredibile. Poi ovviamente tutto varia in base al tipo di beccuccio che gli andiamo ad installare, nel senso che ovviamente un beccuccio così genererà un'aria molto più diciamo forte e con un getto più lungo rispetto magari a un ugello come questo o a un ugello come questo. Però ragazzi lui è davvero davvero performante. Abbiamo due velocità disponibili, adesso vi faccio sentire così capite anche diciamo la quantità di rumore che genera mentre lo si utilizza. Allora, questa è la velocità 1, ok, e vedete che l'aria è questa. Velocità 2, questa è la velocità 2. Ragazzi è davvero davvero performante. E vi faccio vedere che se vado a mettere un beccuccio come questo, cioè un beccuccio molto stretto, quindi per fare un'aria molto tagliente, guardate, velocità 1, ok, faccio vedere qua, velocità 2, cioè guardate, ha una forza incredibile, guardate che roba, alla velocità 2 è fantastico, è fantastico. Nella velocità massima è in grado di soffiare davvero di tutto, è una potenza. E poi qua sotto abbiamo il filtro, perché ovviamente lui aspira l'aria da qua sotto per poi spararla fuori alla potenza esagerata che è in grado di fare. Qua sotto c'è un filtro ovviamente per non rischiare che nel motore ci finisca qualche frammento di qualcosa, per fermare la polvere più grossa, anche perché è un filtro abbastanza poroso, però appunto per non rischiare che nel motore c'entri qualcosa e lo vada a bloccare o rovinare, c'è questo filtro. Ne abbiamo più di uno in dotazione, vedete che nella scatola sono ancora dentro, ci sono altri due filtri, quindi abbiamo quello che c'è installato di serie più altri due filtrini, che ovviamente sono molto semplici da mettere, non dobbiamo smontare niente, dobbiamo solo infilarlo sotto al case di plastica, e una volta infilato sotto al case di plastica abbiamo messo il nostro filtro, vedete che in un attimo abbiamo messo il filtro, quindi è facilissimo sostituire, pulire il filtro, è davvero, poi non è che si sporchi chissà quanto, però nel caso
sappiamo che abbiamo anche due filtrini nel caso dovessimo pulire o rovinare quello che abbiamo installato di serie. E come vi ho detto inizio video, ragazzi, io un po' che lo sto testando e lo sto utilizzando in varie situazioni, l'ho utilizzato in varie situazioni appunto per provarlo e anche perché mi serviva appunto utilizzarlo in quelle situazioni. L'ho provato nelle cose più semplici e nelle cose più impegnative, quindi ho soffiato il computer, ho soffiato il tagliaerba, perché comunque soffiare il tagliaerba non è una cosa che bisogna fare, ma non tutti hanno un compressore, la possibilità di avere un compressore comodo dove hanno il tagliaerba, quindi con questo prodotto possiamo soffiare tranquillamente il tagliaerba. Ho soffiato la stufetta del bagno, perché con lui possiamo soffiare appunto, non so, la stufetta del bagno, il condizionatore, i filtri dell'aspirapolvere, cioè è davvero multiuso, ragazzi, lo si può utilizzare in un sacco di operazioni. L'ho utilizzato per pulire la macchinina radiocomandata, perché comunque bisogna soffiarla, ok, lui la soffia. Poi adesso arriva la bella stagione, quindi magari abbiamo sul terrazzino, sul terrazzo, sul balcone i tavoli e le sedie, che comunque tendono a impolverarsi molto di più rispetto alle cose che abbiamo in casa. Con lui non c'è problema, soffiamo via la polvere dai tavoli e le sedie che abbiamo appunto sul terrazzo, qualsiasi cosa abbiamo anche all'esterno, è davvero fantastico. E poi, visto che in dotazione ci sono anche i beccucci per gonfiare piscine, gommoni, salvagenti, cioè chi più ne ha più ne metta, ho provato a gonfiare un gommone di quelli di mia figlia e, ragazzi, si è gonfiato tranquillamente, lo gonfia benissimo, appunto perché abbiamo questi beccucci e lui a livello di potenza non ha nessunissimo problema, quindi diventa davvero un prodotto multiuso e per il prezzo che ha, ragazzi, poco meno di 60 euro, è davvero davvero utile a 360 gradi. Ovviamente un compressore ha molta più potenza, però un compressore è impegnativo nel location dove lo dobbiamo utilizzare, mentre questo lo possiamo avere in casa, lo possiamo portare dove vogliamo, perché, ragazzi, guardate qua, è davvero super comodo e super pratico. Quindi non è un compressore, però fa tante cose di quelle che è in grado di fare un compressore, con però la portabilità che ovviamente un compressore non ha, e anche il costo del compressore, che ovviamente qua non c'è, perché qua abbiamo un costo veramente molto molto più basso. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho portato la mia recensione, la mia opinione sul Meco Eleverde Air Duster vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, anteprime, stampe 3D, voli in FPV, quindi seguitemi lì. Se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!